È iniziato ieri il pacifico assalto e l'invasione degli oltre 400 concorrenti tra cantanti, cantautori e gruppi che prendono parte alla prima fase delle semifinali di Area Sanremo 2017. La seconda fase con altri 400 artisti è invece prevista per il prossimo weekend. Mattinate e parte del pomeriggio dedicate alle registrazioni dei partecipanti e poi dalle 14 fino a tarda sera le prime audizioni. Vari sentimenti dei ragazzi, allegria, euforia, tensione, emozioni, paura, ma soprattutto la felicità di esserci finalmente. Una presenza record, quella dei ragazzi di Area Sanremo, che supera di gran lunga le aspettative della Fondazione Sinfonica, che si occupa dell'organizzazione dell'evento, e anche del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che ha sottolineato quest'oggi l'importanza e la valenza di questo appuntamento sia sul piano artistico che turistico. Direi di sì, proprio in questi giorni si respira, vuol dire, un'area molto piacevole a Sanremo, vuol dire, tra la 41esima rassegna del Tenco e l'inizio di Area Sanremo con più di 500 ragazzi, vuol dire, per la prima sessione, perché vorrei ricordare che quest'anno si parla di circa 800 iscrizioni, perciò ci sono più di 1000 ragazzi nei prossimi due weekend, giustamente, perciò è veramente, saremo la città della musica, ma allo stesso tempo anche un indotto importante per tutti, dunque che ben vengano, vuol dire, queste manifestazioni, e sono particolarmente soddisfatto. Area Sanremo, che da tanti anni porta due cantanti al festival, c'è la possibilità con la prossima convenzione che ne arrivi uno in più? Questo no, questo non c'è la possibilità, c'è la possibilità però che abbiamo inserito nella nuova convenzione, nel programma di Sanremo Giovani, dove è stato scritto chiaramente che i finalisti di Area Sanremo parteciperanno alla trasmissione di Rai 1, cosa che era già avvenuta negli scorsi anni ma non era scritto, dunque abbiamo ottenuto un ulteriore passaggio importante su questo. Io credo che oggi, comunque anche ieri, ho partecipato a una serata, a un pomeriggio bellissimo qua al Palafiori insieme al noto fumettista Stein, insieme organizzato da Club Tenco, c'era il ministro, la ministra Fedeli e Roberto Vecchioni. Ho assistito veramente a 3 ore di legata, sapete bene, a questo messaggio che ha lanciato il ministro Franceschini, che è proprio di portare il cantautorato nelle scuole. Ecco, credo che ieri, assistendo a quella lezione, mi sono detto: ma perché il prossimo anno non lavoriamo tutti quanti affinché apriamo il festival all'Arison con tutte le scuole e invitiamo Roberto Vecchioni a ripetere questa incredibile lezione, che non è solo una lezione ma è una scuola di vita, un messaggio intenso che si può dare ai ragazzi, legato proprio, vuol dire, alla cultura, ma allo stesso tempo ai suoi brani, dei brani musicali, di cantautorato, che sono molto importanti. 800 giovani ad Area Sanremo, come diciamo prima, sul piano turistico un numero importante. Per il prossimo anno c'è qualche idea per aumentare ulteriormente questo numero? Sì, cioè io credo che al di là, adesso abbiamo raddoppiato i numeri quest'anno, e su questo voglio fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per questo, vuol dire, per questo importante traguardo. Quello che oggi noi dobbiamo lavorare adesso è sull'orchestra sinfonica, non solo legata alla convenzione del prossimo anno di Area Sanremo, ma anche proprio a tutto il discorso legato anche ai professori dell'orchestra sinfonica. Ecco, credo che anche in questa giornata legata ai giovani, legata alla musica, è anche giusto ricordare il grosso lavoro che sta facendo la nostra commissione consigliare, che è stata, vuol dire, da poco, da circa 3 mesi, che sta lavorando proprio sul discorso delle specifiche dell'orchestra sinfonica, e vogliamo assolutamente avere un risultato al prima possibile per poter, vuol dire, anche stanziare i 200.000 euro. Credo che questo sia importante ricordarlo in questo momento, perché l'orchestra sinfonica poi è il soggetto anche che gestisce Area Sanremo. Dunque lavoriamo tutti affinché tutto continui nel meglio possibile. Presidente, tornare a Sanremo, un altro appuntamento importante sul piano artistico e turistico per la città dei fiori, soprattutto quest'anno ci sono questi 800 ragazzi che fanno veramente numero. Sono 800 canzoni, i ragazzi saranno molti di più perché ci sono i due, i complessi, quindi sarà parliamo anche di 1000-1200 ragazzi che arriveranno nei due weekend di ottobre, quindi è un grande successo da questo punto di vista. La città penso che si animerà, questa è una settimana importante perché c'è anche poi la concomitanza col Club Tenco, che da sempre la città in questo momento la rende la capitale della musica italiana anche in autunno. Quindi per noi è una grande soddisfazione, un lavoro enorme che è stato fatto in questi mesi col tour, che ha dato un grande successo. Alcuni dati: abbiamo avuto più di 3.000 ragazzi tra le selezioni, diciamo, nazionali, e poi alle fasi regionali erano 1.700. Qua a Sanremo ne sono arrivati 800,
credo che sia un grande risultato e nelle prossime settimane poi faremo tutte le audizioni per arrivare ai due che andranno al Festival di Sanremo. L'altro dato che voglio dare importante è che secondo me il fatto di aver fatto tutto un tour di questo tipo, che ha avuto più di 100 date, 100 città italiane che ha ospitato Aria Sanremo Tour, per la città di Sanremo è un grande risultato anche come comunicazione, e ovviamente anche possiamo già immaginare il giro d'affari che c'è stato dietro, quindi un movimento che ha fatto lavorare gente, ha fatto lavorare alberghi, ristoranti, bar, piazze italiane riempite da ragazzi. Penso che sia un movimento importante al quale anche la RAI ultimamente ha dato segnali di attenzione che non devono essere sottovalutati.